Eccoci, buon pomeriggio. Allora, le prime immagini arrivano in diretta dalle meraviglie di questa città che ci sta ospitando, Firenze. Grazie al prefetto Franco Gabrielli che è qui con noi in uno splendido salone che è il Salone dei 500, dove sta andando avanti questo nostro grande evento. Saranno tantissime ore di diretta, prefetto, per raccontare un po' il paese e il mondo. Noi ci stiamo ponendo la sfida del futuro e soprattutto capire qual è il presente e quale sarà il futuro. Allora, prefetto Gabrielli, lei ha una lunga carriera alle spalle e non uso i minuti che ho a disposizione per parlare di quello. Parliamo invece di quello che deve fare e che sta già facendo e che farà nei prossimi mesi a fianco al Presidente del Consiglio Mario Draghi, che l'ha scelta proprio come autorità delegata alla sicurezza della Repubblica. Allora, normalmente, prefetto, quando si parla di sicurezza uno si immagina l'esercito, la polizia, i carabinieri, si immagina un attacco tradizionale, metto tutto quanto nello stesso calderone. Oggi forse dobbiamo rivedere un po' il concetto di sicurezza. E quando parliamo di sicurezza oggi, che cosa vogliamo esattamente intendere? Vado subito nel vivo perché mi pare che sia il tema centrale di questa chiacchierata. Intanto buon pomeriggio e complimenti per questa iniziativa e questa location, perché evidentemente a voi piace vincere facile, insomma. Quindi ci piace il bello in tutte le forme. E di questo sono anch'io orgoglioso come cittadino di questo paese. Ma per entrare nel merito della sua domanda, io credo che oggi la sfida che abbiamo davanti è quella di garantire la prosperità di questo Paese. La sicurezza sempre più debba essere declinata nel senso della costruzione della prosperità del Paese. E questo lo si fa soprattutto in un momento così complicato, in un momento nel quale tutti noi immaginiamo che a seguito della grande tragedia della pandemia ci sia la ripresa, ci sia la possibilità di non solo tornare a una vita normale, ma anche di superare i guasti che inevitabilmente questo periodo ha prodotto nel tessuto sociale, nel tessuto economico, nelle relazioni tra Stati. E quindi il tema della prosperità credo che sia il focus principale dell'azione dell'intelligence, dell'azione del sistema di sicurezza di questo Paese. Prefetto, lei lo sa che io sono sempre rigida nel capire certe cose, ma lei me lo deve spiegare semplicemente. Ma che cosa significa che l'autorità che lei rappresenta si occupa di prosperità? In genere uno pensa, parlando di crescita, al Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministero dell'Economia e della Finanza. Lei che cosa c'entra con prosperità del Paese? Il sistema che attiene alla sicurezza della Repubblica, che è un sistema composito e che riguarda principalmente l'attività delle nostre agenzie di intelligence, del Dipartimento per l'Informazione della Sicurezza della Repubblica, ovviamente ha ad oggetto non solo di mettere il decisore politico, il Presidente del Consiglio, i ministri che compongono il Comitato Interministeriale nella condizione di conoscere e di avere elementi per le loro decisioni. Ma credo oggi più che mai, al di là dell'ausilio che forniamo alle forze di polizia o forniamo alle nostre forze armate nei teatri esteri e quindi tutto quello che attiene alla sicurezza che è di immediata percezione, la lotta alla criminalità organizzata, la lotta al terrorismo, oggi un focus particolare lo dobbiamo al contesto economico-finanziario e quindi a garantire che le nostre conoscenze, i nostri brand, la nostra proprietà intellettuale non sia preda scenari che molto spesso purtroppo negli anni passati hanno visto un costante progressivo depauperamento di questa ricchezza. E allora io immagino sempre più un'intelligence che è compagna di strada delle nostre imprese non solo nel territorio nazionale ma soprattutto nella loro proiezione internazionale. Qual è la differenza rispetto al passato? Questa difesa della prosperità del Paese, in capo a chi era? Ma intanto i temi Ecofin, come si usa dire in gergo, sono sempre stati un elemento all'attenzione del sistema dell'intelligence. Credo che oggi sempre più questo debbano essere, quindi non è che prima non si facesse, non è che prima non ci fossero queste attenzioni. Oggi credo che dobbiamo forse interessarci di meno di alcuni aspetti più marginali della sicurezza e concentrarci invece sulla salvaguardia, ripeto, del brand, della proprietà intellettuale italiana, del fatto che le nostre
altre aziende che molto spesso non sono grandi aziende, ma sono piccole, medie aziende, ma che sono portatrici di know-how, di saperi. Del Made in Italy. Del Made in Italy, siano poi preda di scorribande che molto spesso vedono come attori principali anche stati sovrani oppure economie sostenute da stati sovrani. Allora l'intelligence, io credo, sempre più debba mettere il decisore nella condizione di sapere quello che si sta muovendo, ma anche di svolgere un'azione molto diretta per contrastare questo tipo di attività che dal mio punto di vista, ma non solo dal mio punto di vista, può rappresentare un depauperamento della ricchezza del paese. Ecco perché la prosperità, perché se noi indeboliamo o consentiamo che si indebolisca questa sfera, che è la sfera che poi consente a noi tutti di perdiamo di avere un pezzo futuro, di potere, è una modalità con la quale c'è anche una cessione di sovranità. Tant'è che, senza voler essere equivocato, credo che l'altro termine sul quale noi dobbiamo sempre più insistere è il tema della sovranità, che non è sovranismo, ma è il fatto di porre al centro della nostra attenzione il rispetto della sovranità del nostro paese, soprattutto in alcuni settori strategici, che sono quelli dell'energia, che sono quelli delle infrastrutture critiche, che sono quelli appunto dei saperi che noi possiamo in qualche modo esportare all'estero e che sono fonte reddituale, che sono soldi che rappresentano non solo il paese, ma rappresentano la possibilità per i cittadini di questo paese di vivere una condizione prospera. Ecco perché sovranità e prosperità. E prosperità sono due termini con i quali e per i quali sempre più dovremmo declinare il concetto di sicurezza. Banalizzo troppo, prefetto, se dico che l'Italia non deve essere più considerata un supermercato dove venire a fare acquisti? Lei ha semplicemente, con la sua acutezza giornalistica, sintetizzato quello che magari io forse ho un po' disperso nel mio ragionare. Questo è il tema. Il paese deve cessare di essere il supermercato a basso prezzo dei suoi gioielli. Senta, immagino che questo sia un tema carissimo anche al Presidente del Consiglio Mario Draghi. La sua storia, lei parlava prima della mia piccola storia, la sua grande storia credo che stia lì a dimostrare che oggi abbiamo un Presidente non solo che ha uno spessore e una credibilità internazionale come poche altre epoche hanno contraddistinto, come dire, l'esperienza di questo paese, ma su questi temi ovviamente da parte sua c'è una grandissima sensibilità e non potrebbe essere altrimenti. Certamente. Senta, prefetto Gabrielli, questo tema direi che lo abbiamo insomma abbastanza esaurito, però torniamo di più alla maniera tradizionale di intendere l'attacco, quindi parliamo anche di quello meno tradizionale tra gli attacchi tradizionali, che è l'attacco cyber. Ricordo male io o non abbiamo mai avuto un grande attacco cyber alle infrastrutture cruciali del nostro paese? E se questa cosa è vera, come mai non è ancora successo? Beh, intanto abbiamo avuto molti attacchi, perché poi gli attacchi sono purtroppo quotidiani. Ovviamente gli esiti sfavorevoli, per fortuna, non sono stati particolarmente critici e quindi non si è arrivati a decisioni particolarmente forti da parte del Presidente del Consiglio, che come noi sappiamo, come voi sapete, è il soggetto, il dominus del controllo, della gestione di quello che noi non a caso chiamiamo il perimetro di sicurezza cibernetica. Perché non è avvenuto? Io credo che questo forse sia l'elemento sul quale forse meno ci dovremmo attardare e sempre più invece dovremmo considerare che questo può essere all'ordine del giorno, e quindi lo abbiamo visto recentemente in Texas, lo abbiamo visto recentemente in Irlanda, in Germania, in Gran Bretagna. Peraltro, e non è un caso che Putin e il Presidente Biden si siano intrattenuti a lungo su questo tema nell'importante vertice che abbiamo da poco seguito. Assolutamente, ma anche perché forse noi tutti dovremmo ormai cominciare a comprendere, una volta questi aspetti non a caso si chiamavano second life, no? La seconda vita, come se fosse una vita parallela e non incidente sulla vita principale, che è la vita di tutti i giorni. Io credo che sempre più questo sarà all'ordine del giorno, perché ormai la nostra vita, se si è
molto semplificata, perché gli strumenti cibernetici, il mondo digitale ce l'hanno resa molto facile, molto fruibile, ma ce l'hanno anche resa molto vulnerabile ed estremamente delicata. A volte faccio un po' l'esempio un po' banale quando dico, le persone della mia età, quando c'era la 500, bene o male, con una spintarella partiva, la rimettevi in moto, una modalità un po' così raffazzonata di mettere mano allo spinterogeno e forse la macchina. Oggi, se ti capita con una macchina elettronica dove tutto è, se la macchina ti lascia lì, non ci sono altri. E allora sempre più dovremmo capire l'importanza di questo mondo, ma anche la sua estrema vulnerabilità, la sua grande fragilità e la sua assoluta perniciosità allorquando si possano verificare incidenti, attacchi che ci possono mettere da un momento all'altro nella condizione di non vivere più o di avere delle conseguenze pazzesche. E allora quello che le voglio chiedere a questo proposito è quanto siamo solidi e quanto siamo vulnerabili noi Italia? Questo è il punto critico di questa narrazione e non a caso, su sollecitazione del Presidente del Consiglio, proprio in uno degli ultimi Consigli dei Ministri è stato editato questo decreto legge, l'82, che istituisce nel nostro Paese l'Agenzia per la Sicurezza Cibernetica. Perché mentre abbiamo sviluppato in questi anni una buona capacità a livello di intelligence, a livello di forze di polizia, io lo riconosco lo sottolineo per l'orgoglio e per la mia pregressa esperienza, la Polizia Postale delle Comunicazioni oggi rappresenta un punto importante, fondamentale in questa lotta. Quello che manca è l'aver sviluppato adeguatamente quella che si chiama tecnicamente la resilienza, cioè la capacità di gestire, sopportare, contrastare gli attacchi e gli incidenti in maniera tale da non bloccare tutto. Certo. E da questo punto di vista purtroppo la pubblica amministrazione è su tutto. Non a caso qualche giorno fa il ministro Colao, con la sua solita schiettezza e anche grande conoscenza del problema, dava percentuali purtroppo molto realistiche sulla inaffidabilità o la vulnerabilità della quasi totalità dei server pubblici. Certo, e questo certo ci dovrebbe far riflettere sul fatto che quello che stiamo costruendo e che il Presidente del Consiglio ha fortissimamente voluto è quello di mettere in moto un meccanismo che consenta al Paese, da un lato, di essere più capace di sopportare, certo, gli chiaro, attacchi, ma anche, mi consenta di sottolineare questo aspetto che non tutti hanno colto, di creare anche delle nuove professionalità, di arrivare a quella indipendenza tecnologica che appartiene a quella esigenza di garantire quella sovranità e quella prosperità di cui abbiamo parlato prima. Chiarissimo, è stato chiarissimo, prefetto. Allora, io ho ancora una domanda per lei. Vorrei parlare di migranti. Lei è stato capo della polizia, direttore del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, quindi sono temi che per lei sono assolutamente familiari. Ora lei fa altro nella vita e quindi non si occupa di, in particolare di migranti. Però una valutazione da lei la vorrei. Si è da pochissimo concluso il Consiglio europeo, abbiamo ascoltato le parole del Presidente Draghi. Forse noi eravamo andati con tante aspettative a questo Consiglio europeo per tentare di imporre quello che è un concetto che noi vendiamo più volte, del ricollocamento. Mi pare che il risultato invece che abbiamo ottenuto è piuttosto scarso, forse modesto, ma oserei di più dire scarso. Sai, queste cose poi si misurano nei fatti. Nei fatti abbiamo dato altri soldi a quello che il Presidente del Consiglio Draghi ha chiamato dittatore, Erdogan. Però questi sono, come dire, argomenti complessi e la cui verifica da un punto di vista dei successi e degli insuccessi non può essere riferita all'esito di un vero o a una conferenza stampa di un vertice. Io ho la certezza, e lo dico con altrettanta certezza, che il Presidente del Consiglio ha ben presente i termini della questione e soprattutto che questo è un tema che non può essere più trattato da un punto di vista emergenziale, e chi le parla è stato l'ultimo commissario all'emergenza Nord Africa nel 2011-2012, esatto, e questo è una modalità che non può più reggere. C'è un tema Europa, perché se, e come va dicendo da almeno da 3 mesi a questa parte, da 4 mesi a questa parte, il Presidente Draghi
o l'Europa considera il tema non solo una questione di movimenti secondari, per cui poi alla fin fine ci sono dei paesi che ricevono il problema e l'importante è che se lo tengano e non lo trasferiscono, o credo il tema durerà ancora nel tempo e soprattutto rappresenterà tutta una serie di criticità anche sotto il profilo della sicurezza, perché chiaro, se noi non affrontiamo strutturalmente ed adeguatamente il tema dell'immigrazione, noi avremo grossi problemi anche e soprattutto sotto il profilo della sicurezza. Mi pare che sia chiarissimo quello che ha detto, prefetto, grazie. Allora, la ringrazio davvero per averci concesso questa intervista, perché è la prima volta che parla in un'intervista, l'avevamo intervistato più volte, lei parla pochissimo in verità nelle interviste come capo della polizia, e sono molto felice di averla ospitata qui a Firenze, noi di Sky TG24, nella sua nuova veste. Grazie, e visto che ne ha di lavoro, grazie. Buon lavoro, direi. Grazie. Allora, noi ci fermiamo, piccola pausa, e poi si continua, siamo sempre qui in diretta da Firenze, a tra poco.